Palazzo Palmieri torna a vivere grazie all'ASP Romanelli Palmieri con tante iniziative natalizie. Parlaci un po' del programma. Allora, noi siamo oggi contentissimi, annunciamo in questa conferenza stampa un evento per la città di Monopoli. Riapriamo il palazzo dopo molto tempo, l'8 dicembre avremo l'inaugurazione e l'apertura. Il palazzo sarà aperto nei weekend natalizi e per alcune date importanti nel periodo natalizio. Avremo collaborazioni con il liceo artistico che si occuperà dell'installazione, con l'Allegra Brigata, la compagnia teatrale, e le visite saranno guidate dal gruppo CTG di Monopoli. Questo è un evento che abbiamo pensato di realizzare con lo scopo di raccogliere fondi per il recupero del portale, nello specifico delle colonne, che come vedete stanno subendo un deterioramento ormai repentino, e quindi chiederemo all'ingresso per i visitatori un contributo volontario. Tale contributo sarà poi gestito da un apposito comitato che si è già costituito, e raggiunta la cifra necessaria per i lavori saranno poi destinati al progetto effettivo e quindi al recupero del portale. Avete intenzione di spostare gli uffici presso questa sede? Questa più che un'intenzione è una realtà, nel senso che abbiamo già avuto i pareri positivi della sovrintendenza, i dirigenti dell'ufficio tecnico di Monopoli si stanno occupando di visionare il progetto, siamo attive, stiamo lavorando perché questo possa accadere nel minor tempo possibile, e quindi penso che per l'anno prossimo, nei primi mesi dell'anno prossimo, saremo già negli uffici nuovi di Palazzo Palmieri.